Salve a tutti, benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Social Reporter. Quest'anno sarà un anno ricco di novità, in primis la conduttrice, e ovviamente parleremo di tantissimi argomenti di ogni genere, quindi dalla musicoterapia all'arte alla natura. Prima però di presentarvi gli ospiti che sono in studio con me oggi, vorrei rubare qualche secondo per ringraziare Alex Revelli, Susanna Cutini, che hanno creato con me questo format e che l'anno scorso mi hanno accompagnata in questa avventura, e anche Fabrizio Cocchetti, che ci seguirà tutto l'anno dalla regia, e un particolare ringraziamento va a Federico Bruni, invece, che sarà il ragazzo che ci seguirà nella creazione dei video che ogni volta manderemo in onda. Oggi, per la nostra prima puntata, parleremo di musicoterapia e quindi affronteremo insieme come la musica può far bene anche a livello psicologico. In studio con me oggi ci sono Gianni Cipriani, che è presidente dell'Associazione Toscana Professionale di Musicoterapia Dinamica, e il social reporter Lorenzo Diozzi. Ciao! Prima di farvi vedere il video che Federico ha fatto per noi, vi ricordo che potete seguirci sia tramite la pagina Facebook ufficiale di Teletruria, ma anche tramite il sito di Teletruria all'indirizzo www.teletruria.it, e attraverso il quale potete registrarvi in qualità di social reporter, quindi esattamente come oggi farà il nostro Lorenzo, e potrete inviarci anche tutti i vostri video. Mandiamo in onda il video di Federico per poi iniziare a parlare con Gianni di quello che fa nella vita. Gianni, abbiamo visto dal video che appunto la musicoterapia viene legata spesso a parole come benessere e medicina, però io ho una curiosità proprio personale. Prima di chiederti che cos'è la musicoterapia, che forse tante delle persone che ci seguono non lo sanno, io ho proprio questa curiosità da chiederti. Si dice musicoterapeuta o in un altro modo? Raccontaci come nasce appunto il tuo ruolo, che cosa fai? Sì, questa è una domanda interessante, nel senso che è una diatriba soltanto italiana, che vuol dire che negli altri paesi non c'è questa distinzione. In Italia da anni, secondo me, anche è stato utilizzato troppo tempo per risolvere questa cosa, nel senso che alcuni dicevano no, è più giusto chiamarsi musicoterapeuti, alcuni utilizzavano la musicoterapista per definire la propria professionalità. Alcuni di noi hanno risolto questa dicotomia semplicemente utilizzando un altro termine per generare ancora più confusione, esatto, e ci definiamo professionisti della musicoterapia. In realtà forse è più indicato dire musicoterapista, perché il musicoterapista dà più l'idea di una figura professionale che lavora in equipe, perciò ha stretto contatto con altri professionisti della riabilitazione, come possono essere i fisioterapisti, i logopedisti, gli psicomotricisti. Di conseguenza, in questo senso, forse il pista è la più corretta. E allora, prima che poi Lorenzo inizi appunto a chiederti tutte le sue curiosità, viene spontaneo chiederti in poche parole, brevemente, come la definiresti la musicoterapia?
La musicoterapia, diciamo, nella storia ha avuto più definizioni. È comunque molto sinteticamente una disciplina che utilizza il suono, la musica, perciò il non verbale, per creare una relazione con l'utente, con il cliente, con l'altra persona, allo scopo, diciamo, di un benessere generale, di cura, anche come si vedeva nel video, no? Questo sono aspetti, diciamo, più specifici che vanno dalla riabilitazione alla terapia, ma in generale proprio al benessere, diciamo, generale della persona. Perciò la caratteristica appunto è quella di utilizzare il suono e la musica proprio per creare questo tipo di relazione e di esperienza. E te Lorenzo che suoni e ti occupi comunque in qualche modo anche te di musica, appunto hai avuto mai a che fare con la musicoterapia? Hai curiosità particolari da chiedere a Gianni? Allora, sicuramente io ho esperienza di musica che può comportare benessere per la persona da un punto di vista più soggettivo, più personale. Penso ad esempio all'andare a un concerto ad ascoltare la musica o aiutarsi ad addormentare mediante l'ascolto di musica o ad alleviare lo stress o la rabbia attraverso l'ascolto di particolari canzoni. Però, ovviamente qui non parliamo di un benessere soggettivo, ma parliamo di una vera e propria terapia che ha un professionista ed ha un paziente a cui si rivolge. Quindi, proprio intendendomi in queste due figure, vorrei sapere innanzitutto chi è il paziente al quale il musicoterapeuta si rivolge, quali sono quindi le terapie che si possono fare sulla persona che arriva come persona da trattare attraverso la musicoterapia. Sì, partirei da una piccola precisazione, nel senso che di musicoterapia se ne parla tanto e secondo me va fatta una distinzione tra la disciplina della musicoterapia e il professionista della musicoterapia, cioè quella persona che per esempio come me ha dedicato di investire la propria storia professionale in questa disciplina specifica. Per quanto riguarda la tua domanda in particolare, la musicoterapia e il musicoterapeuta o pista, come vogliamo chiamarlo, è un professionista che ha svolto un corso ben specifico di formazione. Perciò in questo momento, per fortuna, in Italia ci sono delle normative, la norma UNI 11592 molto recente e la legge 2013 3 del 2013 che diciamo ci aiutano a noi per sviluppare, creare dei corsi di formazioni molto specifici con delle aree ben precise di apprendimento. Perciò in questo senso diciamo chi si rivolge, l'utenza che desidera rivolgersi a un musicoterapeuta, grazie a questi corsi sempre più specifici ha la possibilità di informarsi, sapere anche cosa può attingere da questa disciplina. E nello specifico, insomma, ci sono tante le persone, bambini, adulti che possono avvicinarsi alla musicoterapia come cliente, come utente, proprio perché poi sarà l'obiettivo specifico a creare un progetto su questa persona. Ecco, io mi aggancio a questo e quindi ti chiedo, tu con la tua associazione in questo momento, quale tipo di attività, di terapie proponete sul territorio, ma anche immagino fuori dalla provincia di Arezzo, insomma? Sì, l'associazione di cui sono presidente in questo momento ha sede a Firenze, raccoglie un gruppo di professionisti del territorio e anche fuori, allo scopo di, faccio un passo indietro per rispondere a questo velocemente, cioè la nostra formazione non finisce mai e anzi devo dire che una differenza che ci tengo a fare in questa occasione è distinguere un po' la musicoterapia, il musicoterapeuta da, diciamo, i progetti di musica che vengono fatti con altri scopi, perciò la propedeutica musicale o altri tipi di interventi, proprio per due motivi, una specificità della formazione del professionista della musicoterapia e anche perché
quello che noi abbiamo come obiettivo, cioè la seduta, diciamo, per noi non finisce allo scadere dell'ora, ma c'è un'altra parte che è tutta una parte riflessiva, di mentalizzazione, di supervisione, di protocolli, di analisi dei video. Proprio ecco, questo ci distingue, no? La formazione e il tipo di approccio che in qualche modo poi, grazie a un'associazione, ci permette di continuare la formazione, di andare avanti, visto che è una disciplina, ripeto, che è legata, sta tra l'umanistico e lo scienza, perciò se le neuroscienze vanno avanti noi dobbiamo comunque essere lì pronti, no, a cogliere le nuove scoperte in qualche modo. E alla luce anche dell'esistenza di numerose associazioni nel territorio, quanto è importante raggiungere la stipulazione di un codice deontologico per poter tutelare tanto il cliente che si avvicina al professionista, quanto il professionista nel poter esercitare all'interno di una concorrenza fatta di professionisti e non di persone che praticano, ad esempio, altre tipologie di cure legate alla musica? Sì, sì, questa è una domanda che mi piace particolarmente, perché proprio come dicevo prima della regolamentazione di questa disciplina che è in atto, che è in progettualità, diciamo, col Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono stati e ci sono tanti incontri, abbiamo chiaramente, come tutti i professionisti, un codice etico e un codice deontologico. Una delle parti principali del codice deontologico è proprio quello della responsabilità, perché quando suoniamo con i nostri pazienti, con i nostri utenti, con i nostri clienti, quando utilizziamo questo canale insieme, mettiamo in gioco anche l'emozione, un qualcosa che fa parte dell'animo interno, qualcosa di profondo, e questo rapporto, questa creazione di un'esperienza condivisa, chiaramente è qualcosa da proteggere, da tutelare, perché, come cercavo di dire prima, non è finalizzato alla costruzione di un brano o di qualcosa di specifico, ma è qualcosa che coinvolge in un'esperienza emotiva, emozionale. Quindi, anche l'altro. Siamo arrivati quasi in fondo alla nostra puntata, ti faccio una domanda conclusiva: la musica fa bene? Beh, la musica fa bene, non credo che tutta la musica faccia bene, non tutta la musica va bene per tutti, ma di base assolutamente è qualcosa che noi avvertiamo proprio con il corpo, è qualcosa che fin dal grembo materno noi ci confrontiamo con i suoni, col ritmo, e perciò è qualcosa che per tutti in qualche modo antropologicamente ci... E lo faccio anche a te la domanda conclusiva: la musica fa bene, Lorenzo? La musica fa bene sicuramente. Sicuramente. Sia avendo a che fare con professionisti che sanno indirizzare sul percorso musicale usato come terapia, sia nell'ascolto anche personale. Io vi ringrazio di essere stati con noi per questa prima puntata. Grazie Gianni, grazie Lorenzo. Grazie a voi. E alla prossima settimana, al prossimo appuntamento con Social Reporter.